Ciao ciao, molto velocemente vi dico che se volete scaricare lo snapshot numero 3 e numero 4, ovviamente sperimentali, li trovate su Discord, lo trovate in descrizione, nella stanza hashtag esclusive mondiali. Bella gente, benvenuti in questo nuovo video. Ciao ragazzi, oggi siamo qua per parlare degli snapshot sperimentali di Minecraft 1.18, in particolar modo il numero 3 e il numero 4, che sono usciti praticamente nelle ultime 2 settimane per motivi di vacanza. Non sono riuscito a fare i video e a vederli per bene, quindi li ho un po' analizzati oggi nel complesso e spero di riuscire a realizzare un video in cui più o meno vi vado a spiegare le loro novità e quello che potremmo aspettarci dallo snapshot sperimentale numero 5, che tra l'altro potrebbe uscire oggi stesso. Che cosa aggiungono questi due snapshot sperimentali? Beh, è molto semplice: non abbiamo particolari novità a livello di montagne e caverne, ma allo stesso tempo sì, perché si parla dell'intera generazione del mondo e comprende anche queste ultime due cose, visto che comunque l'importanza della 1.18 è andare ad unire tutto insieme per formare effettivamente qualcosa di sensato e coerente tra tutto. Molte delle novità di questi snapshot sono la risoluzione dei bug degli snapshot numero 1 e numero 2. In particolar modo vediamo delle semplici novità come quella che del ritorno della Red Sand, che sembrava essere sparita dal mondo sostanzialmente. Un'altra novità è quella che è stata rimossa l'erba che può spawnare all'interno delle falde acquifere o all'interno dell'acqua addirittura. Questo andava a creare un bel po' di confusione. Insomma, è stato aggiunto anche un nuovo bioma delle montagne, le cime pietrose, che è una semplice variante delle vette alte che presentavano la neve a cui eravamo abituati, che al contrario però avranno blocchi pietrosi come la ghiaia, la stone, eccetera, eccetera. Inoltre, gli avamposti dei pillager d'ora in poi spawneranno nei biomi di montagna, mentre i villaggi tenderanno a spawnare ovviamente nelle varie pianure. Nello snapshot sperimentale numero 2 avevamo visto delle stupende stone beach, le spiagge di pietra, che però sono state leggermente ridotte e rese effettivamente un po' più piccole. Effettivamente erano belle grandi queste spiagge di pietra. Inoltre, nell'ultimo snapshot, nel numero 4, è stata anche, oltre che ridotte ancora, sono state ridotte le chiazze a mo' di vernice spray, così è stata paragonata, di diorite, granito, andesite in queste stone beach. Ora, signori, sono decisamente ridotte e non danno più un effetto sgradevole alla vista. Un grande problema di questi snapshot sicuramente è stato mettere insieme le novità della generazione con quelle precedenti. Infatti, ragazzi, numerose volte sono stati cambiati i microbiomi, resi meno frequenti, anche perché era possibile trovare magari delle pianure letteralmente così accanto a tanti biomi differenti. Non aveva particolarmente senso. E questa cosa tendeva anche, signori, ad unire biomi freddi con biomi caldi. La cosa è stata migliorata nuovamente, anche se delle vere e proprie, diciamo, situazioni ottime non ci sono ancora a riguardo. Particolar modo, signori, questa è un'immagine della generazione del mondo che è cambiata nel corso dei vari snapshot sperimentali. Sembrerebbe, signori, che nel prossimo snapshot sperimentale cambia ancora l'altezza delle montagne. Potrebbero essere ancora più alte, signori, quindi rimanete sintonizzati, tanto l'altezza fino a 320 ce l'abbiamo tutti. Tanto è stato risolto anche un bug dei templi della giungla e del deserto, che ora non spawnano più nell'acqua innanzitutto, ma vengono nuovamente ricoperti, soprattutto quello del deserto, dalla sabbia. Quindi spawnano in un'asse Y e è possibile trovarli quindi sommersi di sabbia nuovamente. Nei picchi di pietra, gli stone picks, inoltre è possibile d'ora in poi trovare anche la calcite, quindi non è più necessario andare a smantellare geodi diametista, ma si può trovare anche all'interno degli stone picks, o meglio, nella loro struttura. Hanno migliorato un sacco i fiumi, ora sono molto più percorribili a nuoto e in barca, questa cosa è molto interessante, hanno più senso, quindi si uniscono meglio tra un bioma e l'altro, e soprattutto sembrerebbero essere più larghi. Sono proprio curioso di
vedere che cosa intende Minecraft con questo. È stato aumentato anche il livello di, diciamo, piazzamento della neve sui vari biomi a seconda della loro altezza. Questo così da evitare che negli alberi più alti magari venga a spawnare signori della neve, anche perché magari c'erano delle giungle abbastanza alte che avevano sui tetti degli alberi la neve, il che faceva abbastanza ridere. Inoltre nelle montagne ora tra la neve è possibile trovare tanto più ferro, mentre invece nelle Dripstone Caves tanto più rame. Hanno migliorato le paludi, hanno fatto qualche aggiornamento qua e là, probabilmente ho saltato qualcosa, questo è il riassunto che comunque più o meno mi ero preparato. Intanto spero di avervi mostrato qualcosina mentre stavo parlando dentro al gioco di Minecraft, così da vedere anche con i vostri occhi di che cosa sto parlando e che dire. Speriamo in uno snapshot sperimentale. Ora signori, io ho finito, questo era il riassuntino che ho da dirvi. Speriamo che nel prossimo snapshot sperimentale venga migliorato il possibile e che il prossimo ancora sia un ufficiale 21 qualcosa 1.18. perfetto signori. Dai, detto questo il video finisce qui, spero vi sia piaciuto, spero di avervi intrattenuto fino a qui. Lasciate un bel like, iscrivetevi, condividete il video, passate anche dalla descrizione dove trovate il link del gruppo Telegram, il profilo Instagram, al sito Viola delle Live. Detto questo signori, da Nannico è tutto, alla prossima, ciao a tutti.